Una nona giornata di Superlega veramente particolare perché l'unica sfida è quella che si è giocata tra Padova e Milano, le altre tutte ferme purtroppo per contagi Covid. Alla fine Milano soffre, ma vince e si prende 2 punti, trova la sesta vittoria di questa stagione e insegue Perugia e Civitanova. Riccardo Sbertoli, perché questa Milano dalla doppia faccia? Ma inizio dicendo che sono molto felice adesso per i 2 punti fatti e per la vittoria, perché come dico sempre, vincere aiuta a vincere. Siamo stati, come hai detto tu, un po' due facce, nel senso che abbiamo fatto fatica a mantenere il ritmo. Abbiamo fatto un ottimo primo set, il secondo invece ci siamo spenti. Ci mancava, ovviamente, lo sapevamo, un po' di ritmo perché siamo fermi da 14 giorni, però insomma potevamo sicuramente fare meglio, ma come ho detto siamo contenti della vittoria. Alla fine, 2 punti sul campo di Padova sono punti guadagnati perché Padova è una squadra tostissima. I punti sono sempre guadagnati e le vittorie sono importantissime. Vero, potevamo fare un po' meglio, però comunque Padova è una grande squadra che non molla mai, gioca bene e ti fa anche in certi momenti veramente respirare poco, quindi sono felice. L'ultima cosa, una pallavolo strana, tutti fermi, giocate solo voi, ti impaurisce questo momento difficile con il virus che attacca? Ma impaurisce il giusto, nel senso che noi stiamo facendo un sacco di sacrifici e vogliamo riuscire a continuare ad andare avanti perché il nostro sport ci piace, vogliamo andare avanti, abbiamo la nostra associazione che ci tutela e speriamo veramente che questo possa far sì che anche gli altri ai grandi livelli ci ascoltino e siamo felici e vogliamo andare avanti anche se questo ci costa tanti sacrifici, nel senso di fare soltanto a casa e palestra.